Pure faccio esplodere tutto. Faccio esplodere tutto, Se vuole ci penso io, eh. eh. Faccio esplodere tutto. Sei 70 mesi. No, sta in Ragazzi, carcere. sono 70 quasi. mesi. Mo dico, quanti minuti sta? Madonna. Oh, te spini. No, così puoi dare 70 mesi a tuo fratello. Yo! Diego Calderón. Questo è per mio nipote! Dove cazzo è? È invisibile! È diventato invisibile! Che palle! Vorrei vedere una persona. È possibile. F5, certo. Portafoglio. Io però non so il suo nome. Mi sa dire cosa è successo? F5, la macchina, sappiamo la macchina. Io lo dico su. No, la macchina. Allora. È una cella di polizia. Perché chiama il cittadino. Mi sa dire il colore dei capelli? No, posseduti. Allora, capelli neri, capelli neri. Capelli neri era. Capelli sì, neri. Con riflessi rossi, sì. Capelli neri. Riflessi rossi. Allora. Okay. Riflessi rossi dei neri. No, sì, sì, proprio così, proprio così. Scriva, scriva. Lui. Oh, e basta però, è tutti i coglioni. Sei tu quello che mi hai messo a casa? Mani in alto. Mani in alto, subito. Mani in alto, muoviti. Ecco la macchina. Eh? Ecco la macchina. Sì. Dove fai la macchina rossa? Fammi vedere un po', va. Aspetta, sei tu quello che prima ha messo le canzoni? Senti, non mi potete rubare l'auto. No, non la rubo, senti. Guarda che sei quello sotto di. No, non è vero, è contro la Bibbia. Ma che, ma sta zitto. Sei credente? Io non sono credente. Potete, no, voi mi potete rubare l'auto soltanto in caso di rapina. Ti sto rapinando. Forse non hai capito. No, dovete usare la mia auto per fare una rapina. Ma te sto appuntando. Allora, sta zitto, fammi il favore. Ti ho detto, sei tu quello che appena hai messo le canzoni napoletane? No. Non sei tu, ora menti. Sì. No, io sono quello che prima avete picchiato alla metro. Non sono quello che ha messo le canzoni napoletane. Ma come fai a ricordartelo? Non lo so, ho avuto una volata. Ma dimmi va fa mock. Dimmi va fa mock. No. No, dimmi va fa mock, devo capire se è quello di prima. Va fa mock. No, non è lui. Dici? Ma mi sembra. Aspetta, di. Uè, sfacim. Uè, sfacim. Ah, non è lui, non è lui. Non è lui. Però se ti rivediamo qua. Se ti rivediamo qua, ti spacchiamo tutto, ok? Stavo chiamando solo l'ACI. E perché chiami l'ACI? Perché mi si è distrutta la macchina. Il tuo amico mi ha distrutto ancora di più. Il mio amico non dipende da quello che faccio. Ok? Non sono il suo capo. Lui è il capo di se stesso. È una piccola lezione. Scusami. Non ti permetterò mai più. Mettiti contro il muro. Se noi ci stiamo andando. Se tu dici. Sono autorizzato ad accoltellarti. Te lo dico, eh? Vabbè. Appena ti giri. Andiamo. Non ti girare, mi raccomando, ti avverti. Mi sei ancora con le mani alzate. Vabbè, in giro è impossibile. Vabbè, andiamocene, forza. Bravo, estremamente così devi stare. Veniamo a controllare, Vi ha mandato qualcuno qua, ecco, aspetta. Perché sei a piedi, testa di cazzo? È perché stava aspettando. C'è l'uomo con il cappello. Come l'uomo col cappello? Uccidi l'uomo con mi il cappello. Una macchina. Anzi, uccidi l'uomo con i capelli biondi.
Uomo con i capelli biondi. Raga, mi fate capire che cosa serve? Che dovete fare? Ti ho detto di aspettare un attimo. Perché fai questo? L'uomo che è davanti a te. No, il fatto è che, non lo so, non si poteva chiudere un occhio sulla questione. No, ma non credo proprio. Dai, ma ti prego, no, ci stava divertendo. Mi dispiace, sì, allora. E vabbè, pagherai per questa cosa. Oh, falso tutti, vai, vai. Sì, vabbè. Oddio. Beh, poi mi... poi chiami. Passami la pasta. Però ha minacciato il torrente, come sta storia? Io non ho minacciato nessuno. Io non ho minacciato nessuno. Dovete fare attenzione a dire queste cose. No, lei deve fare attenzione, scusa. Eravamo in quattro, adesso siamo tutti, ci sono pure i testimoni al gara centrale. Non c'è nessun testimone, tranquillo. No, mica. No. Tra 5 minuti non ci sarà più nessun testimone. E perché fra 5 minuti proprio? Mi dica. Qual è il motivo? Fra, vuoi che ti strappo la barba e te la metto nel culo? Big Babbo, ci chiami tua sorella? No, capito? Non capisco cosa sia successo in realtà. La moto? Quale moto? Il socio. Per favore, ragazzi, andate, non voglio. Scusa, gli ha tirato 5 coltellate, ma non va a terra. Oh, genti, ma cosa ho fatto, genti? No, 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 genti, no, 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 contro di lei in tribunale. No, ho capito, scusi. È un avvocato, se non se lo può permettersi. No. Se non può, se non... Se non può permettersi, se non può permettersi. Se non può permetterselo, le che? Le sarà... Dato un ufficio a coprire i diritti. No, non ho capito, puoi ripetere. Allora. E se sarà. La dichiara in stato di arresto qualunque cosa. Qualcosa? Qualunque cosa lei dirà o farà sarà, potrà essere usata contro lei in tribunale. In tribunale? Cos'è il tribunale? In tribunale. Ha diritto un avvocato, se non se lo può permettersi. Se non può permettersi. Non se lo può permettersi. Ha segnato un ufficio a coprire i diritti. Ma non se lo può permettersi, non ho capito. Vabbè. Un po' facciamo che ho capito, facciamo che ho capito. Esatto, bravo, perché sono un po' dislessico. Non si preoccupi, non si preoccupi. Non mi devi spaia! Oh, questo è VDM! Scusate, mi arrendo. Hai rotto veramente il cazzo, te. Da puntato tu scappi. No, non ho visto che mi puntavi. No, ti prego, non fare. Arrabbiamolo. Oh, neanche... Oh cazzo, che puzza! Sì, 872, tu da puntato scappavi. Menchia, sei rifiuto. Un hamburger. No, non ho visto che mi puntavi. Ti torturo, mettili lì. No, lì. Non mi torturare. Ti prego. Ti prego. Ma te, ma fa? No, aspetta. No, continua a parlare in faccia. Bene, ok, parla ancora. 872, numeretto preso. Numero delle scarpe preso. Zietto. Beh, 872 come scarpe. Aia, ma vaffanculo. Oh, sei legato, come fai sei legato? Ma succhiami il cazzo! Fratello mio. Cosa ho fatto? Vabbè, riderci. Fra, io c'ho il ecco, di qua, vieni. Non ti vedo più, dove sei? Oddio, torna, presto, c'è il poliziotto qua, vieni. Occhio che c'è uno per le scale, c'è... come cazzo facciamo? Sta arrivando, lo sento. No, perché tanto
ha detto che non voleva niente, ma ha detto solamente che basta che non siamo. Ah, ecco qua. Lei l'ha adesso. Apre la porta. Mi apre la porta. Fermo. Vai, ammalettiamoli tutti. Pure lei era arresto. Li ha ammaletto tutti, porca puttana, sono furioso. Li ha ammaletto tutti. Ha rotto le palle. Io mi dico bella. Dei corotti di merda, ve lo dico io. Fermi, si fermo, tu devi. E io l'ammanetto. Stai zitto, coglione. Ma io cazzo. Ti do il titolo. Come? Come? Stai zitto, coglione. Ripeti? Lessi il guido del mio cazzo, ti faccio bannare da YouTube. Sì, intanto mi smanetta un po' strette queste manette, mamma mia. Meglio. Te le tieni così. Se vuoi te le stringo ancora di più. Ma come, mamma mia, è abuso di potere. Abuso di potere. Io non ho fatto niente. No. Cosa ho fatto? Mi dica, cosa ho fatto? Multa per ti cosa? È tuo amico. È mio amico. Non me ne frega un cazzo. Se lui sporge denuncia. Non me ne frega un cazzo, la centrale è un luogo pubblico. Non devo andare a vedere che per sbaglio arriva una scazzottata a qualcun altro, hai capito? Ma stavamo giocando. Ma non me ne frega niente. Guardi, adesso colorire quei capelli. Ma stia zitto, va. Ehi, occhio a quello che dici. E tu tira giù quell'arma, guarda, perché sennò spara che metto la manetta pure a te. Mi vuole sparare perché l'ho detto stia zitto. Lei non sa affrontare un argomento. Io non so affrontare un'altra cosa. Vai, guardi, dentro. Questa mente sono pure lente, guardi qua. Vai dentro. Lei è un po' irrequieto per fare il poliziotto. Lei stia zitto, ok? Va bene, a lei do ascolto. Te lo chiedo, no, per lo favore. Lo puoi anche scordare. Sam, te lo chiedo per favore. Con questa testa di cazzo, mo vedi che succede. Ma lei sarà una testa di cazzo, ma come si permette? Ma vedi come ti apre un buco in fronte, lo vuoi vedere? ma che poliziotto è, mi scusi. Samu, si sposti un attimo. Ma si prendono camomilla. Oh, banale quello di fa la musica. Però non è un tuo amico. Ma noi c'entriamo nulla, che fa? Allora, 24 e 28, venite in caffè, se no vi banno, ora. Ma sono loro, ma io non c'entro nulla, non c'ho la musica, c'ho le clip. A posto tutti e due, Warn. No, perché io non c'ho la musica, non c'ho niente. Perché il Warn? No, vorrei sapere, perché il Warn? Giusto per chiarire. Il 28, vediamo che è il 28. Lo sai chi sono. Vero che lo sai? Blessing Pluto. Blessing Pluto. Ti ricordi di me? Cosa dobbiamo fare ora? Vanno in 24 ore. Per chi? Per me? Non me lo fa dare. Che devo mettere? Vabbè, mette... Non me lo dare il ban di 24 ore. Non ti devi permettere. Vai, spara testa. Sono tornato, pezza di merda! Ah! Quando entrate in città, prima cosa, entrate in raggio 56. Okay. Se non risponde nessuno, andate su applicativo e pagate tutti, venite in città. Sì, signore. Ok, stasera ci siete qua in città, tutti? Sì, signore. Sì, allora, boss. Bravo, cazzo, così ti voglio. Carico, sì, signore. 34, tu, quando io non ci sono, comandi te. Ok. Sì, signore. Ma come? Ma che dice il signore qua? Che dice il signore? Chi è, raga? Sì, signore, ragazzi. Ferrato, sei tu, sei tu, sei tu, 30, 23, sei tu, 23. Che cosa, che cosa? Mi sa che è questo qua. Aia! No! No! Io non mi ricordo niente, chi siete? Ah, non farlo, bella incidenza. No, dicevo, vabbè, no. Allora, dicevi, noi facciamo un'azione, io vado male, tu fai questo, io che dovrei fare? Io voglio capire, dei due che starnutisce. Il pelato. Vabbè, buonanotte, arrivederci. Ma che ti fate scassato qua. Ma questi non portano rispetto. Ma ti fai trattare così da questi? Non possiamo lasciarli andare via. Questi snicciano, ti hanno visto in faccia? Uccidili. Anche l'altro. Dammi la pistola, me la vedo io, sono stato nepoto. Envy, sparali. E niente, uno è scappato. Se lo meritano. Tutto bene? Tutto a posto qui, colleghi? Tutto regolare? Cosa volete in cambio dell'ostaggio? 100.000 più... Stato, siamo già 4, per scappare. Minchia. Quanto? Poliziotto. Non le piace l'offerta? No. Ma qui siamo a scarsità di soldi, Allora, che fai? Diciamo che... Diciamo che... A parte i soldi dell'ostaggio non ci frega molto. Quindi... Ma cosa dice, collega?
Cioè, no, no, allora, non vorrei essere frainteso. Nel senso, cioè, allora, noi vogliamo solamente catturarvi. Cioè, il nostro obiettivo primario. Posso contattare quest'altra persona, mi scusi, posso contattare un altro. Ma collega... come vuole. Allora, un poliziotto e questi due dovrebbero andare via. E noi due. Io, quattro siamo, quindi. Due carabinieri. C'era un poliziotto poco fa. E okay, quattro, no, carabinieri. Allora quattro carabinieri. Quattro carabinieri. Voi non potete dare nessun soldo per l'ostaggio? Cioè, noi no. Lo stagio, noi assolutamente momento... no. Per l'ostaggio? No, 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 no. Guardate che situazione, ragazzi, guardate che situazione. Io non ci posso credere, sono nel bel mezzo di un apocalisse qui. L'inferno è arrivato su After Anarchy e non ci si può fare niente. Guardate, gente morta per strada, macchine tutte distrutte. Qui è davvero l'apocalisse. Questa gang criminale chiamata Le Bestie ha preso il sopravvento in questa città. Hanno tappezzato tutti i muri col nome della loro gang. Guardate, un prete, un fottuto prete. Guardate, non ci sono neanche più regole stradali. È tutta anarchia, guardate. Anarchia, che guarda caso è il nome della città. Senta, signore, lei... lei è rimasto così bloccato, diciamo, e ha perso la sua sedia a rotelle. Cosa si prova a stare in questa posizione, in una città che dovrebbe difendere i suoi diritti? Mi stanno. Cazzo, fratello, è una situazione di merda. Non vedi, non riesco più a alzare. Mi hanno atterrato. Questo, è così, guardate, picchiano un disabile. Picchiano un disabile, guardate, ragazzi. Hanno appena picchiato un disabile che ha perso la sedia a rotelle. Non dica più quella parola. Aia, aia, ma non è una parolaccia, ragazzi. Le bestie! Le bestie! Ciao amici! Quindi puoi sentire come bestie! Vi aspettiamo qui tutti! Per giocare insieme a noi vi aspettiamo qui tutti! L'appello! Paperino! Paperina! Sono qui! Pippo! Eccolo! Pluto! Minni! Sono qui! Topolino! Presente! Vi aspettiamo qui tutti per giocare insieme a noi. Topolino, questa è casa sua. Dov'è? È di qua, di qua, di qua, di qua. Allora, Andrea, esci tranquillamente. Dobbiamo continuare la visita, dai, manca poco. Andrea. Oh! Ma che cazzo hai fatto? Che cazzo hai fatto? Porca puttana! Ma che cazzo hai fatto? Perché l'hai fatto? Perché? Adesso non ti posso salvare, lo sai, non ci sono scusanti. Andrea, no, fermo, calmati Andrea, calmati, è impazzito completamente, Andrea, calmati, stai calmo, Andrea, ma cosa cazzo hai fatto? Io ero tranquillo per le caspite miei. Sono pure le occhiette viola. Cioè, senti, e non solo, mi hanno fottuto la macchina già ben tre volte senza motivo. Cioè, che bugiardo! Cioè, ma che bugiardo, pezzo di merda! Hai rotto i coglioni! Ora. Che fa? Mi avete rotto i coglioni, nipote! Oh, io sono già col mio cazzo me, mi rompete coglione! Sono già col mio cazzo me! E rompete coglione! Dopo all'inglese rompe coglione! Ma te lascia in pace, va bene? Ma te lascia... Sono un amico dello staff di Pippe! C'è qualche problema, coglione! Cerca di finirla, va! Lasciami! E staff, mi senti staff? Risolviamo! Cioè, prende, piglia cazzotti, insulta. Insulta, stai muto, coglione. Pure. Non solo mi fottete la macchina. Però è davvero, buon ragione. Minchia, me ne voglio sto cazzo di sé, però. Ma parlo con Peppe, parlo. Bannate, mi hanno fatto un cazzo tanto, va.